Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. L'Assemblea regionale ha approvato l'assestamento del bilancio 2015 del Consiglio. Oltre 11 milioni di euro in risparmi, 4 di questi per il fondo di riserva. 7 tornano nel bilancio della Regione con atto di indirizzo dell'Aula sulla destinazione. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale. Un Consiglio regionale che ha risparmiato rispetto all'anno precedente, un buon lavoro che ci consente di mettere a disposizione della Giunta regionale risorse fresche perché siano utilizzate per i vari settori della vita della Regione. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. 7 milioni andranno alla Giunta, sono risorse importanti che io auspico vengano utilizzate per la famiglia, non da ultima il buono scuola. Rimane da valutare il ruolo del consigliere, partiamo da questa buona pratica. Il Consiglio ha poi iniziato l'esame della delibera sul nuovo piano per la fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Critiche le opposizioni che hanno presentato vari emendamenti. La discussione prosegue nella prossima seduta. Gianluca Vignale, Forza Italia. Il piano ittico in discussione è un documento che, così come è stato scritto, rischia di essere dannoso, non per l'aspetto scientifico ma per l'aspetto pratico. Noi crediamo che il piano vada cambiato perché, così com'è, è un piano nocivo per la gestione della pesca nella nostra regione. Silvana Accostato, Partito Democratico. Il piano ittico in discussione in Consiglio è uno strumento a lungo atteso, utile per chi si occupa di pesca tutti i giorni, che deve unire rigore scientifico alla sua attuabilità. A noi sembra che il documento portato dall'assessore Ferrero vada in questa direzione. Una delegazione di Alleanza delle Cooperative Piemonte è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus a Palazzo Lascaris. Nell'incontro è stata presentata la proposta di legge di iniziativa popolare contro le false cooperative. Mauro Laus. È una iniziativa popolare portata avanti dalle centrali delle cooperative finalizzate a smascherare le false cooperative e quindi dove si annidano poi i meccanismi di corruzione. Su questa iniziativa c'è un consenso unanime. La Federazione Italiana Donne Professione d'Affari, FIDAP, ha presentato a Palazzo Lascaris, con la consulta femminile e la consulta giovani, il progetto Anti-alcolismo giovanile. L'iniziativa per le scuole medie e inferiori vuole contrastare il consumo di alcol tra gli studenti. Fino all'8 ottobre all'URP del Consiglio è allestita la mostra fotografica Il Destino era già lì, curata dalla Fondazione Nuto Revelli. Immagini in bianco e nero della fotografa che accompagnò l'autore nelle interviste alle donne per Il Mondo dei Vinti e L'Anello Forte. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.